Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno insegnanti. L'italiano va di moda nel mondo. L'italiano aiuta l'export del nostro paese. L'italiano, virgolette, è una priorità assoluta per la nostra politica estera. Un italiano meno bello, però importante. La frase proviene dagli Stati Generali della Lingua Italiana organizzati dal Ministero degli Esteri recentemente a Firenze. Titolo: l'italiano, lingua da esportazione, la bellezza come politica estera. Fa tendenza e aiuta a vendere di più. Se 2 milioni e 300 mila giovani studiano in giro per il mondo l'italiano, un motivo ci sarà. Esperti di comunicazione, esperti di economia, imprenditori, pubblicitari, linguisti, a Firenze erano tutti concordi nel ritenere la nostra lingua, virgolette un'altra volta, un acceleratore della nostra economia. Vincenzo De Luca, direttore per la promozione del sistema paese presso la Farnesina, ci dice, prendendo in esame vari settori e trovando degli esempi: pensateci, l'italiano è italiano e resta italiano nell'ambito della musica. Espressioni come l'adagio, mosso, andante con brio, eccetera, eccetera, nella musica restano tali anche se il concerto e lo studio della musica si tiene in Scozia, per dirne una. Altri esempi: c'è uno studio che dice che l'italiano compare in moltissime insegne in giro per il mondo, forse la lingua più usata nelle insegne commerciali nel mondo. Evidente, stiamo parlando di ristoranti soprattutto, e quindi pizza, e quindi spaghetti, e quindi lasagne, tortellini, tagliatelle. L'italiano resta italiano anche all'estero. E poi ci sono gli altri settori, la moda, il design. Non sarà un caso se nella moda Bulgari presenta le sue collezioni in italiano. Rischiamo di montarci un po' la testa, perché alla domanda fatta sempre a Vincenzo De Luca, in pratica ci possiamo riprendere un primato, come nel Rinascimento, lui risponde: esatto, come quando i nostri artigiani, artisti e mercanti raggiungevano le corti di tutta Europa. Anche oggi ricordiamo che in questi tempi di crisi comparti dell'economia italiana sono andati meglio, soprattutto sui mercati internazionali. L'export. Cambiamo scenario. Bookmesse, la fiera del libro di Francoforte. Aumentano i libri, calano i lettori, ma gli autori italiani piacciono. Lo stand nostro è praticamente raddoppiato rispetto all'anno scorso, ha raggiunto i 500 metri quadrati e pare che i tedeschi, e non solo, abbiano apprezzato molto i libri italiani. In primis Elena Ferrante, autrice di bestseller, e sospetta, quasi certa la cosa, che non si chiami Elena Ferrante ma che sia uno pseudonimo. Arriviamo alla domanda: se tutto questo è vero, se l'italiano è di moda, se l'italiano è prossimo o è già dentro un nuovo rinascimento, dateci voi tre motivi per festeggiare. Grazie ragazzi, buona lettura.